Uvernada 2015, nous sommes ensemble à Fredo Valle, qui est un seul regista. Le film, forse, le plus connu, c'est Laura Faison Vir, mais le co-protagoniste et animateur de bien de projet. Et nous nous profitons de la rencontre noite pour lui demander de nous présenter un peu le projet que est quel de. Stano de su un paese, quindi delle scuole de cinema. So che lei che tu scuole de cinema. Le scuole de cinema de Ustano nasce dal 2013 e lei è un progetto che un progetto di formazione, fa di formazione tecnico di mestiere del cinema, ma di formazione autoriale. I giovani che vengono da Nusauti vengono accompagnati lo sviluppo di sia progetti, di una sua idea del cinema, ma accompagnati soprattutto della dimensione autoriale, perché consideriamo che la tecnico è talmente fondamentale. Lei vede che c'ha la ve lo mestiere, ma grande tutto c'ha il sapere ciò che un vuol contare, ciò che un vuol fa vedere sullo schermo. Insomma, dice in due parole se lavoro, patente la tecnico, se lavoro soprattutto si conto in gue. Fa che travaglia Ustano, laggiù li giuve che si avvicinano alla professione da cinema a pensare a dei soggetti che siano lì a una realtà di montagna, in una realtà di minoranza, in che maniera gli ha un passaggio anche di contenuti, di temi, fa molto di modalità? Ma i primi anni, nel 2013, avendo un accumo temo, i giuve lo travaglio. In tal 2014 lo temo lei sta vive contenta, vivere felice in italiano, vive contenta. I nostri allievi, studenti, i giovani che sono venuti alle scuole, vengono da tutti i canti d'Italia, disario da Salerno a Mon, Venezia, Trento, Milan, Udine, Bologna, Piacenza, deco dal Piemonte e carcun deco di Valle d'Ossitane. Avevamo pas demandà ai nostri studenti di sviluppare un tema specificatamente occitano, ma qualcuno la faccia. Ad esempio dal 2013 c'è stato un gruppo di lavoro che ha proprio il tema dei giovani, i giovani lo lavorano, un gruppo di lavoro, un'equipe, una troupe che ha lavorato su una storia di due giovani che pensano ai giovani dell'Argalà, che fanno partire dall'Argalà, di due giovani che hanno il lavoro fisico che avevano un lavoro dell'amministrazione pubblica o della sanità e l'hanno chiesto per fare un lavoro che fosse sia un lavoro, che fosse sia una passione, che fosse un lavoro in cui un vivo bene perché fai ciò che piace. E questa è una storia occitana, in qualche maniera, è una storia di vivere in montagna. Diciamo che lei pa che demandè agli allievi di lavorare specificatamente sentiamo che riguarda la minoranza o sentiamo che riguarda la montagna. Se viene, io tengo a svilupparlo. A proposito di storia occitana, noi siamo qui a Luvernada, la 25esima festa di Ludalfin, usare Joyce Hier, volendo un altro punto di vista particolare su questo festa. Ma Luvernado è una festa che ha il sierese nella tradizione, ma deco la capacità di liare la tradizione alla contemporaneità. La musica che sentiamo lo dimostra, i giovani che vivono in Brasile lo dimostrano. Credo che sia una necessità, sia per me che una. Come dire, una specificità del Luvernado, ma è una necessità che lo delia l'identità, la tradizione
della cultura alla contemporaneità, di fare un maniero che sia in besun dal giorno in cui. Se la lingua occitana, se l'occitano, se la cultura occitana servirebbe più, le giusto che finisse in giorno. Ma se serve in caro e se ha una sua attualità, se riesce a rispondere alle domande dal giorno in cui, a loro continuare ad esistere. Mi naturalmente spero che continui a esistere, ma sembra che a queste feste sono la dimostrazione che gli hanno forza, bello in un momento abbastanza difficile che viviamo, gli hanno forza di din che Paul donando man alla lingua e alla cultura. C'è giustamente lavorare, per me la musica, ma lavorare con la lingua, lavorare con la politica, donare prospettive, perché la lingua si perde se la gente va via, se la gente ha più di confianza nel suo territorio, nella lui dove vive. Se ha di confianza, la lingua viene naturalmente. Mi sono originario da Valvaraccio, io sono da Valpò, ma sono originario da Valvaraccio e ho assistito di Rian a una... Dicono che la coscienza politica occitano-occitanista è completamente valà, ma gli è stata una riappropriazione, soprattutto da parte dei giovani della lingua, che viene vivuta quasi in una maniera aristocratica, a differenza degli agi in te. 30 anni passati si pare di se mai e avviene unto di parlare occitan, e in cui comunque a questi giovani parli occitan vuole il senso di avere un patrimonio, di pare se miei o peggio di dauti, ma di avere un patrimonio, di avere qualcosa di originale, di avere qualcosa che fa la differenza. E bene, allora merci per che fai la differenza e per noi che donare vostro punto di vista sull'Uvernada. Buon feto da parte di Radio Bequit. Grazie a Radio Bequit. Merci. Thank you.